caso, e cos'è che mi avevi chiesto? Non posso dire queste cose. No. Sì. Cos'era la domanda? Taglia. Taglia. Sono Laura Peruzzo, ho 18 anni e gioco esterno sinistro. E prima giocavo al Due Monti e ho fatto 4 anni e prima ancora giocavo con il maschile del mio paese. Avevo i miei amici che dall'ultimo anno di asilo mi avevano convinta a provare e quindi ho chiesto ai miei genitori, ovviamente mia mamma non voleva e mio papà comunque è riuscito a convincerla. E fatto sta che ho fatto la scuola calcio in estate a Gran Torto e niente, da lì mi sono appassionato al mondo al calcio e quindi non l'ho più mollato. Il mio campione è Del Piero, assolutamente, visto che sono juventina e sì, cerco di ispirarmi, però è il primo anno che gioco al Padova. Ho pensato subito di accettare perché comunque avevo bisogno di nuovi stimoli e ero convinta che il Padova fosse la scelta migliore da fare. Penso che più grande sia la squadra e più sia da imparare e sinceramente mi trovo molto bene in questa squadra e ho trovato delle compagne e un mister fantastico. E la partita più bella è stata quando ho vinto il campionato provinciale con la mia squadra del paese. E io ero capitano, amo il calcio perché è un gioco di squadra e comunque non è una cosa individuale e c'è solo da collaborare con le compagne e con il mister e con tutto, insomma. Una cosa personale è il fatto che non sopporto gli arbitri perché alcune volte veramente sembra che venire a arbitrare il calcio femminile per loro, soprattutto i maschi, sia proprio una condanna e quindi secondo loro siamo inferiori a tutto e quindi questo mi dà molto fastidio. La compagna più casinista, che era Sarain, perché con le sue battute mi fa morire ogni volta. La compagna più seria, Valentina Dal Pozzolo, il capitano, veramente molto fiscale in tutto. La compagna più forte è Marta Michelon, centrocampista centrale, veramente ha doti tecniche e tattiche che da invidiare. La più simpatica, sempre Chiara Sarain, perché veramente è uno spasso di ragazza. Il mio rito scaramantico è fare 3 salti prima del fischio d'inizio di ogni partita. Dalla seconda media io faccio ogni santa partita in cui sono in campo, faccio i 3 salti prima di ogni partita. Sicuramente sarebbe andare avanti ancora per tanti anni e poi, chi lo sa, magari arrivare alla nazionale, anche se ho già avuto esperienza. Era andata bene al primo raduno e mi avevano riconvocato, solo che mi sono fatta male con la mia squadra e quindi sono andata un po' malaticcia, diciamo, e non sono più stata chiamata. Faccio l'ultimo anno di liceo scientifico a Piazzola e spero di uscire a calci in culo. È un'ansia continua. Dormire. Io veramente, quando sono a casa o studio, o dormo, o mangio, o gioco a calcio, basta. E devo ringraziare i miei genitori che mi hanno sostenuto in ogni mia scelta e che comunque mi accompagnano ad ogni partita, ad ogni allenamento e mi seguono ovunque. Per quest'anno con questa squadra io punto ad arrivare veramente in alto perché è la prima occasione che mi si è presentata di giocare in una squadra all'altezza delle mie aspettative e spero di arrivare nella parte sinistra della classifica.